Importanti novità sono arrivate nelle indagini sull'attentato terroristico di mercoledì a Londra. Scotland Yard ha confermato l'identità dell'attentatore. Si tratta di un uomo di 52 anni che, secondo alcune fonti, farebbe parte dell'ISIS. La stessa organizzazione islamista ha rivendicato l'attacco, secondo il sito ufficiale americano che monitora appunto i messaggi jihadisti. Intanto è stato confermato dalle Ministero degli Esteri italiano che ci sono due feriti, una donna romana che si trova in ospedale ma che non è in pericolo di vita e una giovane di Bologna già dimessa. Intanto il premier britannico Theresa May è intervenuta alla Camera dei Comuni. Non ci facciamo intimorire e non abbiamo paura e non c'è ragione di temere che ci saranno nuovi attacchi. La regina Elisabetta ha espresso la profonda solidarietà a quanti sono stati coinvolti dal terribile attentato. Solidarietà e vicinanza anche da parte di Papa Francesco, mentre Palazzo Chigi, in segno di solidarietà, ha messo le bandiere a mezz'asta. Un minuto di silenzio in ricordo delle vittime è stato rispettato a Londra alle 10:33, ora italiana del mattino. Mimmo Siena, Speciale News.